E oggi appunto, mentre mandiamo in background i due giochi che abbiamo portato allo stand, ovvero Death Party e Dignosaur, che sono dei prototipi sviluppati attraverso il nostro metodo, parte del quale appunto è The White Room Starter. Vi spiegheremo per bene un po' il percorso della storia che ci ha condotto a fare queste scelte e a progettare un metodo di sviluppo un po' particolare. Ok, ciao, io sono Fabio, co-founder insieme a Erwin di The White Room, e appunto, come vi ha iniziato a introdurre Erwin, la nostra avventura parte con me da molto lontano, come potete vedere dai miei colori abbastanza tendenti al bianchiccio. Io inizio tanti anni fa con VIC-20, Amiga 500, anzi sono passato anche per il C64, e come utente ma già come sognatore nell'ambito dello sviluppo di giochi. Io ricordo che la prima volta che vidi un videogioco in vita mia avevo 7 anni, ero andato a fare una vacanza in campagna e dentro il classico baretto di quegli anni c'era questo quadratone con uno schermo che era un arcade. Io non avevo mai visto prima un videogioco, e mettendo una sedia, saltandoci sopra, vedendo tutti questi colori in movimento, mi sono detto ok, io è questo il mestiere che voglio fare. Non sapevo neanche cosa stessi guardando in realtà. E da quel giorno, anno dopo anno, passando per tutte le varie epoche dell'elettronica, quindi dai VIC-20, quindi dagli 8 bit dell'inizio, sono iniziato a fare i primi esperimenti. Ai miei tempi la grafica si faceva inserendo i numerini per accendere il singolo pixel, però mi sono scontrato molto presto con un mio limite personale, che era l'amore mancato per la matematica e quindi per la programmazione. Diciamo che il mio massimo impatto è stato il Basic, è stato come un calcio nei denti. Ho detto va bene, farò solo la grafica, però l'amore per la creazione dei videogiochi e tut court è rimasta negli anni, sicché oltre a lavorare come dipendente freelancer sono andato a fare anche insegnamento. Ho insegnato in diverse scuole. L'ultima esperienza, la più vicina al mondo gaming, anzi assolutamente al mondo gaming, è stata con Scuola Internazionale di Comics, per cui ho organizzato la prima edizione del loro corso di gaming, e dopo il primo anno ho detto voglio sperimentare qualche cosa di diverso, vorrei provare a creare uno studio dove si fa sperimentazione, quindi qualcosa di diverso da una software house, qualcosa di diverso da una scuola, ma una sorta di fusione delle due cose, quindi uno studio sperimentale, un posto dove chi avesse già esperienza o non ne avesse affatto potesse trovare un ambiente fertile dove mettere idee e fare dei test di piccoli giochi, perché per una ragione sia di learning, da una parte tu magari sei un beginner, non hai mai fatto giochi, da dove inizi, e dall'altra parte per una questione di realizzabilità. Mi è sempre piaciuto tenere i piedi per terra, pur essendo sostanzialmente un sognatore. Creare videogiochi, anche i più semplici, è molto complicato, e lo ho imparato presto, già dalle prime esperienze, quando ho lavorato anche solo come grafico. Poi nella mia carriera ho potuto fare anche design, e oltre card direction, altre cose, animazione. È complicato, è un lavoro molto impegnativo, coinvolge tante discipline e bisogna bilanciarle insieme. Quindi è stato bello sviluppare, è stato bello insegnare, volevo vedere qualcosa che fosse un po' diverso. Allora ho preso i miei pochi risparmi, ho investito tutto quello che avevo e ho creato questa piccola cosa, che è partita praticamente con alcuni studenti della scuola di comic usciti dal corso e amici già sviluppatori veterani che si sono interessati subito a questa idea di fare dei test, delle piccole realizzazioni. Tutto nasceva dal fatto che in gioventù, non essendoci tool di sviluppo e scrivendo tutto da soli, capitava con gli amici alla sera, lavorando per l'azienda X o l'azienda Y, di dire
non ne abbiamo abbastanza di computer, vogliamo lavorarci un altro po', che facciamo stasera? Ma inventiamoci il pelo tridimensionale oppure il super shader 2D, 3D che non esiste ancora. Cioè, vedevo che questa pulsione anche del professionista per creare qualcosa di particolare permaneva sempre. E così, prendendo giovani che non avevano mai fatto nulla e persone che invece avevano già lavorato nell'ambito, ho lanciato questo sassolino nello stand dicendo: ok ragazzi, facciamo questo, proviamo a prendere piccoli concept e cerchiamo di fare dei mini giochi che siano però molto 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 curati, quello che nel nostro ambito ormai si chiama il polishing, quindi qualcosa di estremamente ben fatto, seppur molto semplice, perché la sfida era riuscire a creare un prodotto contenuto che fosse divertente da fare, che desse subito dei risultati a chi lo stesse facendo, che fosse un banco di prova per le proprie capacità e per sperimentare cose anche nuove, e che fosse fatto professionalmente, seppure era quasi come fare un hobby, come seguire un hobby, tutto sommato. Così la prima persona che mi ha seguito stabilmente, che praticamente in effetti è il mio socio, Erwin, abbiamo iniziato, abbiamo fatto i primi mesi di sperimentazione in cui abbiamo creato 3-4 piccoli prototipi, e quello che ci è piaciuto di più, che è appunto del party che vedete girare alle mie spalle, ci ha convinto particolarmente. Abbiamo iniziato a fare questo studio di polishing, questo lavoro, questa ripulitura. Questo procedimento ci ha insegnato tantissimo e abbiamo detto: ok, proviamo a portare questo gioco in mostra, facciamolo vedere alle persone, ai giocatori e agli sviluppatori, vedere che effetto fa. Lo abbiamo portato l'anno scorso, ha piaciuto molto, siamo stati contentissimi, ha avuto un feedback positivo direi ben oltre le nostre aspettative, e allora abbiamo detto: bene, The White Room in qualche modo funziona, però a questo punto, se è piaciuto così tanto questo gioco, vale la pena portarlo avanti, non lasciare che sia solo un prototipo. E allora tutta l'idea dei prototipi che fine fa? Così abbiamo creato una dicotomia e siamo diventati dei White Room che all'interno di sé ha The White Room Starter, che è appunto la prosecuzione di quell'iniziativa in modo più ordinato. Nella mia esperienza ormai di 25 anni, credo, forse qualcosa di più, qualcosa di meno, ho visto che uno degli impatti più forti quando si va a lavorare ai videogiochi, soprattutto per chi inizia, perché tanto che lavora, è fare qualcosa di divertente, veramente di proprio, di personale, che ti coinvolga. In genere vuol dire di stupido, la morte lancia mare e spataccia gente, non poteva essere un gioco serio. Io qua rappresento il veterano vecchione che si deve divertire con stupidate. Invece per chi arriva da poco nell'ambito del gaming c'è bisogno di quella disciplina e di chiarezza d'obiettivi che ti porta in fondo, perché spesso capita che ci sono ragazzi vuole morire, non vuole girare, non gli piace. È Windows, vabbè. È la magia della diretta. Dicevo che quando tu ti trovi a iniziare un'esperienza e hai un mondo di possibilità, perché fare videogiochi vuol dire poter fare qualsiasi cosa, è facile perdersi in questo mare magno di possibilità. È difficile dire voglio fare questo e avere presente quali sono i passi corretti per arrivare in fondo se non l'hai mai fatto prima. E questo è un problema. L'altro problema è avere un workflow tecnico che ti permetta di mettere una cosa, sapere che funziona, incastrata bene ad altre. Perché una cosa che capitava sempre, io facevo la parte artistica di design, che voleva dire che mi scontravo tantissimo con lato programmazione, perché i programmatori mi dicevano sempre: bella questa feature, ma ora che abbiamo provato a inserire il mega laser fotonico qualcosa non funziona, perché non avevamo previsto questa conseguenza, quell'altra conseguenza e via discorrendo. Quindi c'era bisogno sempre di un ordine che non capitava mai di avere. Allora, col primo anno di The White Room abbiamo preso le facciate, ci siamo accorti di tutti gli errori possibili, fin dove siamo arrivati, poi ce ne sono altri, è un mondo che rinnova se stesso meravigliosamente. E abbiamo iniziato a parlare dei nostri giochi come moduli, perché tutto quello che stiamo pensando sta diventando a moduli, piccoli cassetti con contenuti molto chiari che ti dicono dove andare a parare.
così se il professionista da una parte può divertirsi, il principiante ha già una traccia solcata sul terreno su cui poter lavorare. E così abbiamo piantato questo seme. L'anno scorso i ragazzi che hanno visto il gioco, più di uno, sono stati interessati a questa idea che era ancora embrionale. Alcuni di questi ci hanno seguito, hanno voluto aderire a questa idea e hanno detto: ok, vogliamo provare, dateci un progetto da fare e proviamo a realizzare questa cosa. E attualmente abbiamo altri 3 prototipi in lavorazione, di cui uno è in mostra insieme a Del Party, di cui avete forse visto un pezzettino con dinosauri che volano sui jetpack, e che appunto rappresentano un po' il risultato di questo primo anno, che ci ha dato degli ottimi risultati. Però siamo nei casini, perché siamo lì a avere dei prototipi belli. Allora cosa facciamo? Facciamo altri prototipi con altri gruppi o sviluppiamo questi giochi? Quindi probabilmente siamo sul punto di decidere se fare un ulteriore salto avanti e diventare qualcosa di più, quindi uno studio che da una parte segue il White Room Starter e accoglie persone, singole persone che magari non si conoscono e che vogliono fare qualcosa, ma dall'altra parte fare anche produzione, cioè prendere i nostri giochi e portarli avanti, eventualmente portarli al pubblico, anche perché nel caso di Dead Party ci è stato chiesto continuamente quando il gioco esce, perché la gente sostanzialmente è stressata e di spatasciare qualcosa con mare è sempre una roba, è proprio un antistress. Abbiamo cambiato tipo 8 tastiere ad ogni fiera perché la gente iniziava ecco sì, la versione base di Dead Party girava con la tastiera, cioè noi mettevamo una tastiera, tasto speso, un gioco monotasto, parliamo del gioco, volete sapere come funziona il gioco? Che poi là dietro, però dirne 2 parole. Allora, praticamente la storia è abbastanza demenziale, perché in pratica c'è la morte che ammazza gente dall'inizio dei tempi e non ne può più, è annoiata, e allora dice: beh, guarda, faccio qualcosa, faccio il mio hobby preferito che è il golf insieme al mio lavoro, allora sparo bare ammazzate, quindi gioca al golf con le bare. È un classico toss game, forse qualcuno di voi ha sentito Toss the Turtle, ci ha giocato, sapete questi giochi dove lanciate un oggetto e questo rimbalza all'infinito. Noi abbiamo voluto espandere questo concetto, abbiamo preso le bare, le abbiamo lanciate per tutti i cimiteri possibili e immaginabili, con nemici della più varia sorta, e quando noi lanciamo la bara e questa viene in contatto con un povero malcapitato, dobbiamo tappare come dei pazzi sulla tastiera per colpire più e più volte l'oggetto a cui si viene in contatto e farlo schiattare sostanzialmente. E questa cosa, vi giuro, è veramente rilassante, ma sta arricchendo i produttori di tastiere, perché abbiamo sfasciato 12 o 15 tastiere in 3 eventi, ma proprio distrutte, cioè la gente e quindi insomma è stato abbastanza avventuroso. Un'idea buona sarebbe andare dai venditori di tastiere e dire: perché non lo vedete in bundle con la tastiera? Ve ne venderemo, sì, vale 2, state tranquilli, 2 tastiere e il gioco. Dice: ma perché 2 tastiere? Una vi servirà di ricambio sicuro. E, tecnicamente comunque tutto questo, sì, no, ma guarda, abbiamo fatto il test col joypad, è bello, ma la gente dice: non posso pestare la tastiera come l'altra volta. Io dico: guarda, ce ne sono rimaste solo 2. Se si incasina qualcosa dobbiamo scrivere 2 robe, prova col joypad, dice: col joypad che lo sbatto, non funziona ancora. E è stato molto carino, l'anno scorso un tipo ci ha detto: guardate, vi costruisco il tastone per giocare. E quindi forse produrremo un tastone con una pedana. Anche questo sarebbe bello, eh. Allora, raccogliamo proposte. Se volete venire a farvi un giro e dirci: guarda, secondo me il controller è una bambola gonfiabile da pestare da tutte le parti, va bene, la portiera del frigo da far così, accettiamo di tutto. Le idee buone vedo che agli utenti non mancano mai. Io non so quanto tempo mi sono preso, ho finito, sono già in over. Io pensavo che ci mettessi, non sapessi cosa dire. Il resto della storia, la postazione, se mi va, ok.